Sì. Ce la fai, piccolo? Salve. Buonasera, buongiorno a tutti. E intanto ringrazio di avermi invitato, di poter parlare di queste cose. Quindi io purtroppo parlerò di cose non dico importanti, ma un po' più complesse da questo punto di vista. Intanto vi volevo far vedere questa diapositiva che ci dice che non si può fare terapia alternativa nei tumori. Perché? Perché chi fa terapia alternativa ai tumori muore prima. Cioè c'è stato uno studio fatto, no, dal Yale, in cui in effetti hanno dimostrato che pazienti che non hanno fatto nessuna terapia convenzionale a 5 anni hanno avuto un rischio minore, quindi riduzione di 5 volte per il tumore della mammella, di 4 volte sul polmone e 2 volte per quanto riguarda il polmone e il colon. Quindi non esiste una terapia alternativa, perché se fai solamente terapia alternativa purtroppo puoi ridurre la tua capacità di sopravvivenza. Però è vero anche che oramai noi consideriamo la terapia integrata, ovvero l'uso combinato di sostanze naturali, fra l'altro lo dice nel National Cancer Institute tutto questo, e l'ASCO per la prima volta, no, l'anno scorso non ha fatto altro che confermare il concetto di una linea guida addirittura per quanto riguarda il concetto delle terapie integrate in oncologia, tanto che in Toscana in effetti l'hanno messo nel piano, no, del piano diagnostico terapeutico assistenziale, cioè la visita di medicina integrata, ovvero di agopuntura, di fitoterapia e di omeopatia, quindi in effetti le cose che cominciano a far bene. Queste sono le società di oncologia integrata e in questa organizzazione professionale, e Artoi è l'unica in qualche modo associazione riconosciuta. Vogliamo in qualche modo fare una divulgazione di quelle che sono le realtà scientifiche che noi facciamo, vedete la ricerca scientifica, l'integrazione, perché facciamo anche integrazione, cioè abbiamo rapporti con l'Istituto Superiore di Sanità e con il CNR, come vedete prevenzione e linee guida delle raccomandazioni. Partendo dal concetto, sono un attimo patologo e quindi per me queste due cose sono normali vedere, però poi vedo questa che è un tumore e queste sono le mitosi, ma allora perché in qualche modo, che cos'è la cancerogenesi? È una mutazione? Beh, sicuramente abbiamo visto che c'è un gene che in qualche modo può mutare, ma perché muta? Probabilmente trova un vantaggio, perché spesso e volentieri il nostro organismo, abbiamo detto prima, che deve cercare la regolarità. Come la trova? Perché è un vantaggio? Oppure si può difendere, e da che cosa? Probabilmente dall'ambiente, e che ci sono oramai problematiche ambientali lo sappiamo benissimo, perché in effetti abbiamo visto che c'è sufficiente evidenza di quelle che sono in realtà dei virus, degli agenti occupazionali, del fumo di tabacco, dell'alcol e anche di quelle che possono essere le medicine per quanto riguarda la sufficienza certi tipi di tumore. E quindi, perché abbiamo visto che fondamentalmente le parti genetiche sono il 5%, tutto il resto in qualche modo è, e questi sono i canchi genetici in qualche modo che sono relati, ma sono veramente pochi, quello che è maggiore è praticamente quelli che sono i cancerogeni ambientali, e vedete quali sono i tumori che in qualche modo possono essere interessati, così anche l'inquinamento, e questo oramai è un inquinamento che vediamo un po' tutti i passi, Terra dei Fuochi, provincia di Napoli, dove in effetti c'è un fortissimo aumento di tumori, non pensando a Taranto. Poi diceva perché a Taranto no, perché c'hanno questi problemi, c'hanno problemi veramente importanti in cui è stato visto che l'aumento di mortalità è del 45%, ma soprattutto nei bambini, origine perinatale, quindi in effetti un qualche cosa che viene veramente molto prima, e questo in qualche modo è che anche la dieta, non possiamo pensare che l'alimentazione non giochi un ruolo importante in questa realtà, abbiamo visto che dall'epidemia normale alla perineoplasia al cancro invasivo, quello che possono essere i fattori ambientali, ma in qualche modo anche l'alimentazione. Questo è un lavoro che a me rimane, faccio vedere sempre questo da qualche tempo, perché British Medical Journal, un lavoro che è stato fatto in consumo di alimenti processati, no? E questo studio è stato fatto su 100.000 persone ed è stato visto che mangiando il 10% di questi alimenti processati c'è un aumento del 12%. Gli alimenti processati, pane e focaccia confezionata, bevande zuccherate, polpette di carne, pollame, crocchette già di fatto. Cioè, quindi quello che noi mangiamo tutti i giorni e facciamo mangiare ci dà il 10% in più di tumori.
Quindi utilizzando questi alimenti che noi mangiamo tutti i giorni. Quindi non si può dire che oramai non c'è la carne, scusate, qui è assaltato per questo. Comunque erano due diapositive in cui si faceva vedere che la carne porta gli zuccheri, oltre che un problema di questo genere. Il latte, in qualche modo, è stato visto, Journal National Cancer Institute ha visto un aumento più alto di ricorrenza per gli estrogeni BRCA e GF1, per quanto riguarda, soprattutto sul concetto della prostata. Fra l'altro è stato visto che nella prostata il latte aumenta di 4 volte la metastatizzazione, perché va a bloccare un gene che si chiama PTEN, che in qualche modo è un gene regolatore. Quindi in effetti quello che si mangia, insulina, abbiamo visto il GF1, perché? Perché in qualche modo vede proliferazione e differenziazione cellulare con il GF1 e con l'insulina, quello che spiegavano oggi in maniera eccellente tutti gli altri. Ma come vedete, l'associazione fra dieta e cancro, ogni cosa che noi mangiamo può giocare un danno su quelle che sono le varie aree di interesse a livello del DNA. Ecco perché il concetto della nutraceutica, perché ci possono essere sostanze che ci possono in qualche modo aiutare. Ogni cosa che noi mangiamo in qualche modo va a livello del DNA, abbiamo visto anche, lo faceva vedere benissimo Burgio, questo è quello che purtroppo possiamo avere, no? Le sostanze che fumano rimane all'interno addirittura per 3 generazioni, quello che fuma mia nonna probabilmente, o che fumo io o che fuma mia moglie, a 3 generazioni può rimanere nel feto. E questi sono, lo sapete benissimo, questi due che sono gemelli ho fatto mangiare in maniera diversa e questo è il risultato. Ancora di più, vedete, questa è una cosa interessante, l'ibis nasce bianco, ma se stai nelle paludi probabilmente e mangia i gamberetti diventa rosa, se invece mangia i vermi rimane bianco. Quindi questo è piccolo, a seconda di cosa mangia fondamentalmente viene fuori. Quindi l'alimentazione che gioca un ruolo diretto, no, nella crescita del bambino e degli adulti. Così per quanto riguarda l'api, se a quest'ape gli do a tempo di larva, gli do il miele, diventa peregina, se no rimane praticamente ape a spalare. Perché? Perché la pappa reale non va altro che a silenziare un gene. Ecco il concetto della epigenetica. Quello che mangio entra dentro, mi dà una grossa differenza. E queste sono le sostanze che hanno un fattore epigenetico all'interno del nostro organismo. Quindi possiamo in qualche modo giustamente sapere dove poter andare, o da una parte o dall'altra. E questo è quello che in qualche modo aveva fatto la World Cancer Nature Foundation, quindi come istituzione nutrizionale, l'hanno fatto anche l'American Cancer Society, quindi già anche gli americani hanno detto questo 2012, noi come Artoi abbiamo fatto le nostre raccomandazioni, perché? Perché pensiamo che in qualche modo pazienti che fanno trattamento, attenzione, è una cosa diversa tra chi mangia, cioè chi è in trattamento e chi invece fa prevenzione, perché sono due alimentazioni che sono diverse, non possiamo considerare nello stesso modo, questi sono invece cibi che possiamo utilizzare, quindi sempre in qualche modo aiutati. Vedete come in effetti lo zucchero in qualche modo è effettivamente un problema, no, che noi dobbiamo avere, gli zuccheri complessi che sono in qualche modo che giocano un problema. Fra l'altro sappiamo anche, no, la frutta, non possiamo mangiare quanta frutta vogliamo, perché la frutta è zucchero comunque. Quindi quando, perché il detto è una mela al giorno che toglie il medico di torno, potevo dirne 3 o 4, perché? Perché la quantità di zucchero, e fra l'altro va mangiata e non spremuta o frullata, perché sennò concentro lo zucchero e ci abbiamo il picco di insulina che abbiamo visto prima. Ho spogliato. Questo fra l'altro è un lavoro fatto in Journal Biomedical Research, in cui abbiamo l'approccio nutrizionale Artoi nei pacienti ematologici. Ci hanno pubblicato questo dato dicendo: signori, noi abbiamo dimostrato che c'è una guida nutrizionale, no, nei pazienti ematologici che possiamo dare per avere il beneficio. E sappiamo anche che benissimo che tante delle sostanze naturali, e qui andiamo nel concetto dei nutraceutici, possono aiutare i pazienti. Abbiamo visto la fitoterapia, secondo noi un'integrazione che in qualche modo ha una serie di sostanze, perché tutte queste sostanze noi le conosciamo molto bene, perché agiscono, l'epigallocatechina come vedete ha una infinita azione, e abbiamo visto anche quali sono le vie di accettazione di queste, e queste sono le sostanze con cui l'epigallocatechina può avere un'azione sinergica. Così lo possiamo fare con il sulforafano, così lo possiamo fare con la picenina, che è veramente molto interessante perché ha tutta questa azione, ma è nuova perché? Perché insieme alla curcumina ha un'azione su PDL1, che è uno dei nuovi farmaci che sappiamo utilizzare come immunoterapia nei tumori. Bene,
potrebbe fare da prevenzione, perché la pigenina e chiaramente la curcumina riducono l'espressione di PDL1, che in qualche modo è una maschera che si fa alla cellula neoplastica durante la crescita. Questo è in qualche modo, l'abbiamo già visto, che il cell food ha sicuramente una sua azione che può essere fatta, vedete, con le sostanze antiblastiche può essere utilizzato ed ha la sua funzione, e questo è quello che avete già visto, quindi non vi dico niente di nuovo su quello che è, la riduce in maniera dose dipendente, lo stesso sedativo preserva i globuli rossi, che ne ha parlato benissimo Aloisa Antoni, e questo è il resveratrolo, quindi la polidatina, che sicuramente ha un'azione, vedete, dall'iniziazione alla promozione alla progressione cellulare, quindi dà una mano in questo senso. E così, questo è per la prima volta, fra l'altro è impresso, è un lavoro che abbiamo fatto, per la prima volta abbiamo dimostrato che la polidatina va a bloccare le cellule di glioblastoma, e poi vedrete perché abbiamo fatto questo lavoro. Così anche per quanto riguarda la curcumina, è sicuramente un'azione molto importante, quando ho 5 minuti eventualmente, se mi fa sapere. Sì. E ci siamo 5, ok. Ci abbiamo questa è un lavoro che abbiamo fatto sulla curcumina, sulla biodisponibilità. Abbiamo fatto questo lavoro dando a pazienti con tumore solamente la curcumina, che ci avevano chiaramente VES e PCR molto alto. Vedete, chiaramente il 30% ha avuto una riduzione di VES e PCR dal 50% all'80% in 10 giorni, come se fosse un cortisone. Questo è il lavoro che abbiamo fatto sulla fatigue di 56 pazienti con il ginseng americano e l'acetilcarnitina, come vedete abbiamo una innetta un numero di pazienti che hanno risposto. Questo è per dire che noi facciamo lavori chiaramente importanti per quanto riguarda il benessere dei pazienti, ed ecco perché facciamo delle raccomandazioni, diciamo, per quanto riguarda i tumori della mammella, facciamo raccomandazioni per quanto riguarda i tumori del colon, facciamo i tumori, raccomandazioni per quanto riguarda i tumori dell'encefalo. Questo perché questo è un lavoro che ci hanno accettato per quanto riguarda un case report, in cui questa donna, dopo chiaramente 14 anni, ci ha avuto nuovamente un tumore alla mammella con metastasi, che era a livello epatico, a livello osseo, solamente con l'exemestane e un trattamento integrato, la paziente è stata libera da malattia e a 2 anni è ancora libera da malattia. Questo è il lavoro che stiamo pubblicando, in cui un paziente di 67 anni che ha fatto solamente 4 cicli di chemioterapia aveva questo risultato dopo 4 cicli, quindi una riduzione del 50% delle lesioni, continuando il trattamento integrato abbiamo avuto la scomparsa e a 2 anni ancora libera da malattia. Questo è proprio l'ultimo degli ultimi lavori, la paziente tumore della mammella che aveva questa impressionante lesione a livello epatico, è stato fatto un trattamento integrato fra quindi un chemioterapico e un exemestane, quindi un antiestrogeno e terapia integrata, in 4 mesi fondamentalmente sono tutte scomparse e la paziente è ancora libera da malattia a distanza di come in effetti abbiamo visto già ancora la prima. Questo è un tumore cerebrale in cui in effetti, come vedete, l'uso combinato di trattamento integrato e di Temodal ha portato il paziente ad essere libero, tanto che abbiamo fatto un lavoro su 72 pazienti in cui in effetti questa è la mediana sopravvivenza, che è diventata di 40 mesi, tanto che il mese prossimo partiremo con uno studio multicentrico prospettico randomizzato doppio cieco all'IFA, all'Istituto Tumori di Roma, perché in effetti abbiamo visto terapia convenzionata contro terapia classica E1. Queste sono tutte le altre cose che dal punto di vista fisico noi facciamo, perché la mente è sicuramente molto importante in tutto questo. Sappiamo che l'anno prossimo faremo il 10° congresso internazionale di oncologia integrata, siamo arrivati al 10° congresso internazionale, il 13, 14 e 15 lo faremo al CNR, e queste saranno il nostro prospettivo, in cui in effetti vorremmo fare una consensus conference con tutte le società di oncologia integrata a livello internazionale. Facciamo quindi un crowdfunding perché vogliamo studiare col CNR e con l'ISS per quanto riguarda i meccanismi di approfondimento delle sostanze naturali nei tumori, ed è questo che è tutto il gruppo di Artoi quando si mette a studiare. Grazie. Grazie Massimo, grazie veramente.